Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi ho deciso di farvi il What's in my bag, quando abbiamo spacchettato l'ultima borsetta Chanel che mi sono autoregalata per il mio compleanno. Vi ho chiesto appunto se vi potesse interessare un What's in my bag vecchio stile, quindi un cosa c'è nella mia borsa, e mi avete risposto in tanti di sì. Mi ha fatto molto piacere perché questa tipologia di video mi piace sempre tantissimo guardarla e mi piace sempre tantissimo anche filmarla, e non vi nascondo che nonostante siano passati tantissimi anni io me ne sto sempre su YouTube a cercare questa tipologia di video che appunto avevo fatto io per prima in Italia secoli fa, tipo nel 2009, ed è sempre una tipologia, seppur appunto frivola così, però che mi piace e mi diverte e soprattutto soddisfa la mia curiosità di sapere che cosa tengono le altre ragazze in borsa. Non mi sono mai saputa spiegare il perché, ma è una curiosità, forse una cosa femminile, non lo so, che ho sempre avuto, quella di curiosare tipo nelle borsette delle mie amiche o farmi vedere insomma le cosine, e quindi adoro questa tipologia di video e la faremo appunto oggi con la mia nuova Chanelina che ho preso a Parigi appunto per il mio compleanno. È stato un autoregalo, ma se avete visto il video dedicato ai miei autoregali di compleanno sicuramente già l'avete vista. In molti mi avete fatto i complimenti per questa borsetta, vi è piaciuta veramente tanto, e sì, se ci fosse stata una versione più grande l'avrei presa, ma appunto l'hanno fatta solo in questa misura e quindi non me la sono veramente lasciata scappare perché mi ha colpito subito. E come vi dicevo nell'altro video, appunto mi sono innamorata di questa borsa appena l'ho vista, ne cercavo una di questo colore con questo hardware dorato, e quindi sono super felice. Appunto è un nuovo modello questo che è appena uscito da Chanel ed ha questo manico super particolare. La borsa è di un bellissimo rosa cipria, un rosa pastello chiaro, e anche la catena è dorata e rosa pastello. Quindi oggi vi farò vedere tutte le cosine che tengo all'interno di questa borsa. L'ho utilizzata subito non appena vi ho filmato il video spacchettamento, il giorno dopo subito l'ho utilizzata, e secondo me ci sta più roba di quanto si possa pensare in questa borsetta. Ve la faccio ammirare anche da vicino. Alcuni nell'altro video mi avevano detto: Nicole, c'è un difetto sulla chiusura. In realtà questo piccolo marchio che vedete è il marchio del brand, e su alcune borse Chanel è presente proprio nella qui sulla doppia C dell'apertura, e questo è appunto il logo Chanel, ma è minuscolo. E questa è la borsa, appunto l'hardware è dorato opaco. Questo è il manico che è seriamente meraviglioso e per me è un gioiello a sé. Notare i piccoli loghi doppia C e tutti questi dettagli in lacca rosa, io adoro, vabbè, lo sapete. Tra l'altro mi avete detto che si chiama Mate Lassé questo motivo a quadri, per questa volta me lo sono ricordato, da qua in poi non posso assicurare niente, però appunto stavolta mi ricordo che si chiama Mate Lassé, è proprio un nome che non mi entra nel cervello, Mate Lassé, che poi tra l'altro è anche il mio, la mia fantasia di borsa preferita, quindi dovrei ricordarmelo. E vi faccio vedere all'interno tutto quello che ci sta, ok? Così poi non potete dirmi: ma non è vero, hai fatto vedere cose che in realtà non c'erano. No, ok. Quindi potete vedere da qui tutte le cosine che ci sono all'interno, e la borsa con un po' di difficoltà, ma si chiude perfettamente. Tra l'altro notare quanto stia bene questa borsetta con il mio outfit di oggi e da quando ho iniziato ad acquistare un sacco di cosine in palette dopo che ho fatto la seduta di ermocromia. Sono Summer Light, quindi ho comprato un sacco di cosine dei colori pastello, bianco ottico, pure rosa, azzurro, turchese, verde chiaro, e quindi ho anche un sacco di maglioni rosa di questo colore, quindi insomma ho un sacco veramente di occasioni per abbinarla. Ma non perdiamoci in chiacchiere, che i miei intro sono sempre lunghissimi, scusatemi. Andiamo a scoprire assieme tutto quello che c'è all'interno della mia nuova baby. Vi ricordo da subito oggi di lasciarmi un like a questo video, di iscrivervi al canale attivando la campanella. E adesso davvero iniziamo con il What's in my bag. Iniziamo con la cosa più ovvia, ovvero il cellulare. Mi avete chiesto in tantissimi se il cellulare ci sta
all'interno di questa borsetta e ci sta assolutamente. Io però ho il 14 Pro, non ho preso il 14 Pro Max proprio per questo motivo, perché ho molte borse piccoline e in ogni caso io ho bisogno di spazio nella borsa. Non mi è mai piaciuto il 14 Pro Max o qualsiasi, cioè non il 14, qualsiasi iPhone versione Max, perché per i miei gusti è troppo grande, troppo maschile, non lo so, non mi piace, quindi appunto calcolate che il mio è la versione 14 Pro normale, perché quello Max effettivamente non sono sicura ci possa stare all'interno di questa borsa, o forse probabilmente ci potrebbe stare ma non ci starebbe nient'altro. Comunque, prima cosina, il mio cellulare, e sì, il mio screensaver sono io al Festival del Cinema di Venezia sul red carpet. Vi avviso da subito che ci saranno diverse cosine make up e beauty, perché lo sapete, cerco sempre di portarmi dietro tutto quello che mi serve appunto per avere sempre un make up impeccabile, almeno ci provo. Comunque, allora, prima di arrivare ai prodotti make up, in realtà ho tre, perché c'è anche uno spazietto qui per le card, quindi per, non lo so, la patente, la carta d'identità o il bancomat, la carta di credito, eccetera. Qui c'è la mia patente che, vabbè, le foto sui documenti, non so voi, ma io esco sempre orrenda, e questa è la mia patente. La patente è italiana, ma poi ho anche la carta d'identità slovena. Questa è la mia carta d'identità slovena, ma veramente la foto qui è oscena, è veramente veramente oscena, mamma mia ragazzi. Non so in realtà perché io mi porti dietro due documenti, sia quello italiano che quello sloveno, non ho veramente, non ha senso questa cosa, probabilmente perché a seconda decido se voglio far pensare che sono italiana oppure slovena, non lo so. Comunque porto quella slovena perché è la carta d'identità italiana. Io ho ancora quella cartacea, è gigantesca e mi dà fastidio, quindi non la porto mai. E poi altra cosa che c'è è il mio bancomat. Non so voi, ma io non ho mai contanti con me e porto spesso e volentieri, se ho una borsetta piccola o se ho bisogno di più spazio nella borsa, porto con me soltanto appunto il bancomat o la carta di credito, entrambe le cose, ma molto spesso solo il bancomat. Io proprio non ho mai moneta, mai contante, mai. Infatti non so come farò in Italia, adesso che vogliono reintrodurre la legge che fino a 60 euro mi sembra i negozianti possano rifiutare di farti pagare con bancomat o carta di credito, perché io dovrei sempre costantemente andare ad un bancomat. E io abito in una grande città, insomma lo sapete, abito ad Amsterdam, ed è anche una cosa di sicurezza, perché mi sento molto più tranquilla a non avere contante quando vado in giro. Se ho bisogno, appunto, posso pagare tutto con il bancomat, almeno qui posso, in Italia tra poco no. Ma andiamo avanti ragazzi, adesso iniziamo con le cosine beauty. Prima cosina è questa. Allora, questa utilissima, io veramente adoro i mini size, li adoro, quando i brand mi mandano mini size oppure quando li ricevo nei calendari dell'avvento, io amo, perché riesco sempre a usarli tutti. Questo è un mini size della crema di Dior, Miss Dior, quindi è lo stesso profumo del profumo Miss Dior ed è fantastica, è molto molto idratante questa crema, e la utilizzo appunto adesso che fa freddo. Molto spesso mi serve avere una crema idratante se sto fuori tante ore. Qui fa veramente tanto freddo, lo sapete, in inverno, quindi c'è un vento forte, molto molto freddo. Adesso siamo, le temperature qui ragazzi sono sotto lo zero praticamente perenne, domani mi sa che la massima sono 0 gradi, la minima meno 5, una cosa del genere, e quindi avere sempre 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 una crema a mani in questo periodo è un salvavita, e la uso sia per le cuticole che per le mani. Non è semplicemente idratante, ma è nutriente questa crema, quindi ve la consiglio davvero per i momenti di freddo più intenso e quando le mani sono più screpolate che mai. Poi proseguiamo, altra cosina che c'è all'interno, naturalmente le mie chiavi di casa. Ed ho questo portachiavi gigantesco, cioè gigantesco, è parecchio grande per una borsetta del genere, che ovviamente non è la cosa più pratica del mondo perché occupa tantissimo tantissimo spazio, però mi piace troppo e non voglio cambiarlo, perché questo l'ho preso l'ultima volta che sono stata a Los Angeles, quindi meno di un anno fa, e l'ho preso sulla Hollywood Boulevard. In realtà è il classico souvenir che tipo tutti i turisti prendono, però
E allora, qui c'è un discorso un po' forse psicologico, perché da piccola dovete sapere, allora lo sapete, il mio nome è Nicole e adesso è un nome molto comune in Italia, ma quando io ero piccola, vi giuro, nessuno si chiamava così, e quando mi presentavo a qualcuno mi dicevano sempre, io dicevo il mio nome, come ti chiami io, Nicole? E loro, eh? Oppure, come ti chiami, Nicole? E loro, come? Cioè, era proprio una cosa, vi giuro, mi capitava sempre, più o meno fino a quando ho compiuto tipo 15 anni, dopodiché è iniziato ad essere un nome abbastanza comune, però vi garantisco, per me era un problema, e accanto al fatto che appunto nessuno conoscesse il mio nome e io dovessi ripeterlo ogni singola volta che mi presentavo a qualcuno, c'era un altro problema che io avevo quando ero piccola, che se questo si può chiamare problema, mi rendo conto, ma forse per una bambina di 7 anni è una seccatura, quando c'erano i giocattoli o appunto portachiavi, qualsiasi cosa con il nome, tutte le mie amiche che si chiamavano Francesca, Marzia, Giulia, ok, tutte le mie amiche trovavano i portachiavi, le cosine con il loro nome, io non li trovavo mai. Quindi adesso, appunto, forse per un fatto psicologico, magari possiamo andare in fondo a questo problema e analizzare, e forse per questo che quando vedo una cosa con il mio nome io devo averla, cioè più forte di me. E adesso pensandoci effettivamente, forse è per questo che mi piace così tanto quando mi mandano i pacchetti con i prodotti con su il mio nome, no? Forse, cioè, veramente, vedete che analizzando le cose tutto ha un senso, e quindi appunto continuo ad avere questa fissa che ti rimangono i traumi infantili, e quindi tutto per dirvi che appunto sulla Hollywood Boulevard a Los Angeles ho trovato il portachiavi con la stella rosa, perché sono rosa, con il mio nome, quindi non potevo assolutamente lasciarlo là. Niente di particolare, appunto, è fatto in plastica, però è rosa e c'è il mio nome, ragazzi, e dall'altra parte c'è soltanto la scritta Hollywood Walk of Fame. È bellissimo, e quindi anche se occupa un sacco di spazio rimane sulle mie chiavi. Poi, altra cosina che purtroppo non può mai mancare, se avete visto i miei What's in my bag, penso che questa cosa ci sia stata in ogni singola borsa che io vi ho fatto vedere, ovvero le pastiglie per il mal di testa, le compresse, come volete chiamarle, questo è ibuprofene. Io sono allergica al paracetamolo, quindi non posso prendere il paracetamolo per il mal di testa, non so se si prende o no, comunque prendo sempre l'ibuprofene, quello generico, qui è fucsia, ed è l'unico che funziona per me, se lo prendo da 200 non mi fa niente, devo prendere l'ibuprofene da 400, quindi tento sempre di avere con me almeno appunto due compresse. Ci sono periodi in cui ho veramente tante emicranie, quindi li prendo magari anche due o tre giorni di fila, so che non è proprio il massimo, mai a stomaco vuoto, però ogni tanto succede, poi succede che non lo prendo per mesi, quindi insomma non voglio ritrovarmi a chiedere antidolorifici agli altri, nessuno ce li ha mai, ho scoperto, quindi non posso veramente stare senza. Poi, altra cosina che troviamo all'interno della mia borsetta è sempre un balsamo labbra. In questo periodo sto utilizzando questo di Chiara Ferragni, non è quello uscito con l'ultima collezione, sapete che Chiara mi manda sempre le sue collezioni make up e sono prodotti che adoro. Questo non fa parte però dell'ultima collezione, fa parte della collezione precedente, è completamente trasparente, ok? Quindi è veramente soltanto un balsamo idratante, e quello che mi piace di questo prodotto è che se indosso un rossetto opaco, vi faccio vedere, non mi rende le labbra lucide, cioè le idrata, ma se ho un rossetto opaco non me lo fa diventare lucido, e quindi amo questo prodotto per questo. In più appunto nutre molto molto bene le labbra, le lascia morbidissime, e visto che indosso spesso tinte labbra oppure appunto rossetti super iper iper duper matte, è sempre importante per me avere un balsamo labbra, specialmente in inverno, ragazzi, specialmente. Poi, altra cosina, allora, non so perché, ma... ah, sì! No, ho l'anellino di Dior, eccolo qua, è quello piccolino con il brillantino, lo strass e la scritta Dior dorata. Siccome ero fuori casa e mi stavo mettendo la crema sulle mani, ho tolto gli anelli, poi li ho rimessi tutti, e questo invece è rimasto in borsetta, non sapevo neanche che fosse là. Poi proseguiamo, vi sembra impossibile ma ci sta altra roba, lo so, anche io pensavo ci stesse meno roba, almeno questa è la mia sensazione, che ci stia un bel po' di roba. Poi, altra cosa che ho sempre
sempre con me durante la giornata, se sono truccata ovviamente, altrimenti no, ma se sono truccata porto sempre con me il rossetto che sto indossando in questo momento, che oggi è il Backtalk di Urban Decay della linea Vice. Anche questo è un rossetto che amo, io sono... veramente, io adoro questo rossetto. E poi è una nuance che non si vede tanto in giro, cioè non è una nuance facilmente replicabile. Non ho rossetti, onestamente, che si avvicinino neanche lontanamente a questa colorazione e la adoro. Ce l'ho sia in versione stick che in versione liquida, entrambe sono pazzesche e appunto oggi porto con me questo rossetto perché naturalmente se sono fuori casa tanto tempo poi vado e lo riapplico. Poi, altra cosina di make-up, questo lo so, è minuscolo, è proprio, vi dicevo, i mini size per me sono un salvavita, riesco a portarmi dietro un sacco di cose senza avere, cioè senza usare troppo spazio o avere cose troppo pesanti. Questo è un super mini 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 Dior Addict Lip Maximizer. Questo è il prodotto che ti fa un po' di pizzicorio, tipo un po' pizzica sulle labbra, ma non è niente di troppo forte, e le rende un pochino più voluminose. Quindi è un prodotto che adoro e visto che ce l'ho in mini size lo porto con me se voglio. Questo lo applico soprattutto se voglio un effetto un po' più glossy. Al posto di applicare un gloss normale, molto spesso sopra i rossetti applico lui. Lo abbiamo visto spesso sul mio canale questo prodotto in full size. Sapete che è un prodotto che amo, sembra rosa in realtà nella boccetta, ma è trasparente, lascia un bellissimo effetto glossy. Proseguiamo, altra cosina che porto sempre 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 con me è un fondotinta compatto, in modo da poterlo riapplicare se sono in giro. La mia pelle è super delicata, basta niente e si arrossa, appunto divento Rudolph la renna quando sono fuori al freddo, ok? Perché il mio naso diventa fucsia e non è un bel vedere, almeno per quanto mi riguarda è sempre una cosa che mi ha dato un sacco fastidio e mi ha sempre creato un po' di disagio, vi dico onestamente, perché le mie amiche hanno sempre la pelle perfetta, io invece se non metto chili di fondotinta mi si vedono tutti i rossori, è super delicata, che sia il fatto che sia così chiara non aiuta, e quindi devo sempre portare con me un fondotinta per andare a coprire vari rossori, oppure semplicemente se sto fuori tante ore vado a ritoccare un po' il trucco, insomma, no? Perché ovviamente il fondotinta dopo un po' tende a appunto rovinarsi, quindi vado a rimediare con il fondotinta in polvere. E altra cosa che mi serve, ma questo più in estate, cioè primavera, estate, adesso in realtà la mia pelle è molto secca, ma quando la mia pelle è molto mista, appunto quando fa caldo, quindi tende a diventare molto lucida, a produrre molto sebo, posso andare a rimediare ed ad opacizzare il tutto con il fondotinta opaco. Questo è il Born, cioè il fondotinta in polvere intendevo, questo è il Born This Way di Too Faced, è appunto compatto, c'è la cialda con il fondotinta in polvere, questo è in colorazione Seashell, e sotto naturalmente c'è la spugnetta, che sì, probabilmente dovrei lavare. Eccola qua. Poi ci sono ancora tre cosine, siamo quasi alla fine ma non ancora alla fine. Allora, poi altra cosa che ho è questo, che è tipo, sono tipo delle mini caramelline, capsuline alla menta per rinfrescare l'alito. Sicuramente le conoscete perché le ho prese, anzi mi sa che me le ha prese tipo mia mamma, non penso neanche di averle comprate io, non so neanche da dove arrivano, ma so che arrivano dall'Italia perché c'è scritto in italiano capsule profuma alito, e appunto sono fantastiche, mi piace un sacco, le mangerei tutte in un minuto, quindi devo veramente stare attenta perché sono fantastiche. Io poi adoro il sapore della menta forte, quindi ne ho soltanto ancora due purtroppo. Poi, altra cosina che troviamo all'interno della mia borsetta, nonostante, non so perché ho quest'altro specchietto, visto che lo specchio già è presente qua, e in realtà ho anche la videocamera che fa da specchio, quindi non so quanti cavolo di specchi mi devo portare dietro, evidentemente, ma questo è lo... Allora, questo in realtà occupa
pochissimo, cioè è lo specchio che occupa meno spazio nella storia di tutti gli specchi di questo mondo, ok? E questo lo riconoscete sicuramente, faceva parte del calendario dell'avvento, l'ho trovato appunto all'interno del calendario dell'avvento di Chanel dell'anno scorso, che by the way, parentesi ragazzi, quest'anno non l'hanno fatto proprio, evidentemente dopo tutte le critiche e il putiferio che è successo l'anno scorso, quest'anno non l'hanno fatto. Mi dispiace molto perché l'avrei preso subito. Comunque sì, questo specchio a forma di boccetta di profumo numero 5. Eccolo qui, molto molto carino da vedere perché appunto è la boccetta di profumo Chanel, ma in realtà è appunto uno specchio. Non voglio sparaflesciarvi se lo punto verso di voi con la luce, però sì. E siamo arrivati all'ultima cosina che c'è all'interno della borsa. Lo vedete? Altro mini size di make-up. Questo è un mini size del Gimme Brow. Eccolo qui, mini prodottino Gimme Brow di Benefit. Questo è un gel fissante per le sopracciglia. Siccome a volte sono fuori e mi rendo conto di aver lasciato uno spazietto tra le sopracciglia, oppure c'è vento, me le scompiglia, con questo vado a rimetterle subito al loro posto. E siccome è anche colorato, questo gel appunto va, se ho bisogno, a riempire gli spazietti o se magari il prodotto che ho sulle sopracciglia quel giorno tende un po' a svanire durante le ore, appunto vado ad applicare questo, e questo è in colorazione 3. Ultimamente sto utilizzando la colorazione 3, di solito utilizzavo la 2.5. non so se, che cosa ne pensate voi, se le mie sopracciglia sono troppo scure. Devo dire che a me non dispiace, almeno per il momento, una colorazione di mezza tonalità più scura, ma ditemi voi che cosa ne pensate. E questo è tutto ragazzi, abbiamo svuotato la borsetta, non c'è più niente all'interno. Vedendo tutte le cosine, veramente mi sembra impossibile che ci stiano tutte, però è così e ve lo posso assicurare. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, io vi mando un bacio gigantissimo. Come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte forte forte, e io vi aspetto domani alle 17:30 con un nuovo video. Ciao.